Si sente, si vede? La connessione ce l'abbiamo buona da queste parti, quindi dovrebbe essere tutto ok. Mandateci un messaggio se si vede Vania, tutto. facci sapere. Vania, ti vediamo. Aspettate. Ciao a tutti, Andrea. Ci vedete ragazzi? Fateci sapere. Eccovi, sì, Ugo ha scritto. Ciao Perfetto. ragazzi, ci sono anch'io, Vania. Sì, ti vediamo. Allora, ragazzi, innanzitutto ben arrivati. Abbiamo fatto questa diretta per anticiparvi una cosa, per anticiparvi un video che verrà, che sarà un po', tra virgolette, pesante, però sono cose che capitano, sono cose che fanno parte di questa vita, sono cose che non vorremmo mai che capitassero, però purtroppo è capitato. Allora, è andata bene anche che Vania sia stata la prima che abbiamo salutato perché in ordine di, insomma, di chat c'era lei ed è stato, come al solito, giusto perché iniziamo con lei. Perché allora, i video che avete visto da quando siamo tornati qua in Sud America, se sicuramente non vi è sfuggito perché c'era una moto grandissima, il giallone, chiamiamola in questa maniera, il GS 1150 di Beppe e Vania, e abbiamo fatto la prima parte di questo viaggio insieme a loro e avevamo organizzato da casa un po' tutto l'itinerario fino a dove ci troviamo ora. Ora ci troviamo a La Serena e siamo arrivati ieri e La Serena si trova, per chi non lo sapesse, sull'Oceano Pacifico. Quindi siamo in Cile, non Quindi siamo più in Argentina. abbiamo fatto il nostro piccolo coast to coast da Montevideo sull'Atlantico alla Serena. Quindi con i video stiamo abbastanza diciamo, in linea. Quest'anno ci vogliamo impegnare tantissimo, cerchiamo anche di strutturare il viaggio in maniera tale che non rimaniamo tanto indietro, quindi il delay tra la vita reale e i video pubblicati deve essere a grandi linee la stessa, nel senso che magari una settimana ci sarà, come nel video che dovrete vedere, però oggi lo stavo già montando e abbiamo preferito fare questa diretta innanzitutto per salutarci, per salutarvi, e perché appunto volevamo dirvi che è tutto ok e che purtroppo comunque il prossimo video guardatelo con un attimo, come dire. Allora, per preparare a quello, insomma, a quello che aspetterà anche voi, e soprattutto per fare un intro, e per introdurre a dovere chi ha pagato di più in questo tratto di strada. Sì, Rendere perché onore a loro perché sono stati i nostri amati compagni di viaggio e perché dovevano essere qua con noi, Atlantico-Pacifico. cioè, Era siamo stati già benissimo. programmato e a noi faceva piacere così e probabilmente anche a loro me lo auguro. Cioè, difficilmente, tanto riguarda un po' tutti questa cosa, difficilmente capita incontrare persone che soprattutto per un viaggio, per un cambio di vita nel nostro caso, ma comunque un viaggio in zone un po' più complicate rispetto all'Europa, lontano da casa, con una moto, è difficile condividere un viaggio del genere e con loro ci siamo trovati veramente bene. Purtroppo è andata come è andata, nel senso che la sfortuna è stata che Faber Motors scrive: intanto vi salutiamo tutti, ne siete tanti e ci fa un enorme piacere. L'importante è che non si siano fatti male. Il punto, Faber, è proprio questo. allora, il discorso è, intanto non dobbiamo nascondere nulla perché lo vedrete nel prossimo video, anzi così siete più pronti. Il discorso è che qua le strade non sono come in Europa e noi ovviamente quando scegliamo l'itinerario guardiamo anche dal satellite se le strade che andremo a fare non sono perfettamente dritte, ma se sono un po' tortuose ci piacciono di più. Poi al tempo stesso, se a qualcuno piace l'avventura, qua in Sud America ne trova tantissima perché appunto le difficoltà aumentano. Ma per questo lo sappiamo tutti e veniamo anche in questi luoghi anche per questo. Franco infatti dice: il rischio del mestiere, ne siamo consapevoli, Vania prima di tutti, continuiamo a nominarla, ma poi saprete perché. È vero, il rischio del mestiere, si parte con questa consapevolezza,
Per quanto ci riguarda, e pensiamo di poter parlare anche a nome di Beppe e Vania, chiaramente siamo amanti dell'avventura, ma non così sprovveduti da buttarci in strade appositamente per, insomma, rischiare. Cioè, non ce l'andiamo a cercare, mettiamola in questa maniera, mai ci conoscete, siamo sempre un po' abbastanza razionali, anche se in questo cambio di vita la razionalità bisogna metterla un po' da parte. Però in questo caso cosa è successo? È successo che abbiamo fatto una strada bellissima, una strada asfaltata, ma un asfalto che a momenti neanche in Italia abbiamo, e siamo arrivati su un Mirador, altro punto dove c'era tantissima gente. Vi anticipiamo che ci trovavamo nella provincia di Cordova. Se qualcuno ha seguito le nostre storie o ha seguito, ci segue sui social, lo sa già, la provincia di Cordova non ha ancora le Ande, ma ci sono las Sierras, che sono, a mio parere, era la prima volta che ci passavamo, a mio parere sono strepitosi, ragazzi, probabilmente per un europeo sono probabilmente anche quello che abbiamo di più vicino rispetto alle Ande, che hanno, sono talmente mastodontiche da incutere quasi paura. Sì, perché in tanti ci avete detto, ma tornate di nuovo in Argentina, tornate di nuovo in Cile. Il discorso è che per vedere questi territori, vederli bene, conoscerli bene, non bastano anni. Quindi noi facciamo sempre strade diverse, alternative, anche strade poco battute al turismo, diciamo. Penso che il turismo italiano, dove siamo passati, non è passato mai. Edoardo Dardi intanto dice: la prima volta che sono sul canale non so niente, quindi cosa è successo? È un po' impaziente, adesso ci arriviamo. Allora, no, non vogliamo tenere sulle spine nessuno, anzi facciamo una diretta abbastanza breve, perché non vogliamo fare 2 ore come l'altra volta o 4 ore come la prima volta. Allora, il discorso è questo: siamo arrivati su questo Mirador, la strada era bellissima, ci siamo fermati, era 1:30 di pomeriggio. Prima di arrivare abbiamo incontrato anche tanti posti dove poter mangiare, dove poter in qualche maniera rifocillarci, perché parliamo, qua è caldo e soprattutto la zona di Cordoba è una delle zone più calde dell'Argentina. Significa che in questi posti si raggiungono anche temperature sopra i 40 gradi. Alessandro Glaciale dice: un perro in diretta, ce ne sono tanti, anche nei palazzi dove stiamo soggiornando. Alessandro, siamo circondati, io mi sento un perro tante volte, però a parte questo... Vania dice: è uno dei posti più affascinanti. Verissimo, siamo rimasti veramente a bocca aperta, perché a mio parere... è uno dei posti davvero che ho messo in un angolo del cuore, e che anzi dicevo a Francesco mentre lo attraversavamo, ma ce lo siamo detti anche con Beppe e Vania, è un posto dove io potrei decidere di vivere, nel senso che nel momento in cui uno decidesse volesse trasferirsi, secondo me è un posto fantastico. Comunque Vania, che ha scritto, di cui ora parliamo, la vedete anche qua, è la protagonista di tutto ciò, quindi se sta scrivendo già è molto positiva la sì, cosa. Sì, assolutamente. Comunque andiamo avanti nel discorso, siamo arrivati su questo Mirador, non abbiamo mangiato, cioè, aspettavamo il punto esatto per poter prendere qualcosa, però... sai, quando vai in moto non conosci la strada, magari preferisci un posto un po' più appartato. Poi, vista la situazione, visto il contesto, ci siamo detti: ma troveremo di tutto strada facendo. Invece ripartiamo da questo Mirador, che si trovava ovviamente in quota, neanche dopo 50 metri l'asfalto diventa pietraia, diventa ripio, ma il ripio lo conosciamo tutti, ripeto, ci piace anche, in qualche maniera ci fa soffrire, e sapete benissimo a cosa mi riferisco. Era il momento in cui scendavamo il versante, quindi proprio si scendeva. Si scendeva di quota, era ovviamente tutta una pietraia tortuosa, perché appunto si scende dalla montagna alla valle, e ci siamo detti anche tra noi, tra me e Sara nel casco, anche con Beppe e Vania, sarà un pezzetto, come capita sempre qua in Sud America, come capita in Argentina. Ma non è il ripio in sé. Il discorso è che noi siamo andati avanti, siamo arrivati fino in valle, da là sul navigatore c'era una strada perfettamente dritta, una linea dritta, cosa che anche da noi non capita, e questa linea dal navigatore, dal satellite, abbiamo visto che era circa 90 chilometri, quindi avevamo davanti 90 chilometri, siamo scesi in valle, cercate un attimo di immedesimarvi nella situazione, c'erano circa 37-38 gradi, ma la temperatura percepita ne sarà stata 50, perché
il sole picchia veramente forte a queste parti, poi in valle non c'era più quella brezza che potevi trovare in quota. Vi dico anche che dal Mirador noi quattro ci siamo messi proprio a osservare, ad ammirare, lo avete visto anche in una foto che ha pubblicato Francesco e lo vedrete meglio nel video. Dal Mirador abbiamo detto: questa distesa che abbiamo davanti potrebbe racchiudere tutto il Nord Italia. Cioè quello che avevamo davanti era una porzione di terra disabitata completamente, che poteva rappresentare tutto il Nord Italia, ma noi non ci rendiamo conto perché il Nord Italia è abitato, è diviso in paesi, è pianeggiante. E dal Mirador si vedeva una linea sottilissima, che era color gialla, quindi sterrata, che attraversava tutta questa distesa, questa foresta. Francesco Saia dice, infatti, ho visto dei video di Beppe, non mi sembra uno sprovveduto, quindi l'inconveniente purtroppo è sfortuna. Aspetta, allora, piccola parentesi, bisogna un attimo presentarli, perché qua parliamo di gente che ha molta più esperienza di noi, di gente che ha girato il mondo in moto, erano la quinta volta per loro che tornavano in Sud America, quindi parliamo di gente poi che hanno la testa sulle spalle, assolutamente che... Cioè, nel senso, se noi non ce l'andiamo a cercare, loro sono anche... Assolutamente, sono anche molto più preparati di noi e avevamo deciso insieme il tragitto. Era stato proposto, l'abbiamo tutti avallato, perché in effetti significava percorrere quel tratto di strada di cui tutti e quattro ci siamo innamorati. Esatto. E comunque, cosa è successo? È successo che, arrivati in valle, c'è questa linea dritta, sterrata di ripio, come la chiamano qua, e c'erano tanti tolondulé, quelli classici che devi andare piano con la moto altrimenti la distruggi, ma comunque è il classico ripio che ne abbiamo fatto tantissimi chilometri, abbiamo fatto qua, che avete visto tantissime volte in Patagonia. E sì, e si procedeva, io addirittura andavo molto più lento di Beppe, anche perché vado molto più carico, ma ripeto, anche perché Beppe ha molta esperienza. E si procedeva per 30, 40, 50 chilometri, sempre a una velocità di 30, 40 chilometri, andavo, magari andava 50, ma comunque si andava piano, e non avevamo mangiato, ovviamente non c'era nulla, perché su questa strada poi abbiamo capito che non passa nessuno, quindi l'acqua la stavamo finendo, le scorte che avevamo un po' da parte le abbiamo un po' mangiate. Sì, ma questo non vuol dire fare gli eroi. Noi eravamo sicuri di incontrare tutti quei localini di montagna, tutte quelle, tra virgolette, baite che avevamo incontrato precedentemente, in questo caso scendendo dal versante. Comunque, ma abbiamo fatto... Sud America non... ci ha insegnato purtroppo anche in passato e ce le ha ribadito ora, non bisogna immaginare. Comunque abbiamo fatto circa 60 chilometri di questa strada dritta dove, ripeto, non si incontra nessuno e di colpo cosa è successo? È successo che il ripio classico del Sud America si è trasformato in sabbia, perché da quel che abbiamo visto la strada penso che 20 anni fa era anche o cementata o asfaltata. Però siccome non passa quasi nessuno, poi con le piogge la strada si ricopre spesso di terra e più si scende a valle, la terra con il tempo, con il sole, è diventata talmente fine, è diventata sabbia. Questo perché specifichiamo che le piogge nel nord, in questa parte di Argentina, da qui al nord, quindi provincia di Salta, Jujuy, Cordova, Salta, Jujuy e a seguire, le piogge si verificano soprattutto d'estate. Cioè nel periodo in cui siamo noi. E anche se è il periodo migliore comunque per girare, però che succede? Che è una terra che alterna, un po' come la provincia di Santa Fe che avete già visto, alterna dei periodi molto soleggiati a periodi di precipitazioni forti, cioè, questo fa sì che il terreno le precipitazioni possa sono degli abbondanti, esatto, in pochissimo tempo. In pochissimo tempo. Mauro Fava dice, hai la sabbia, no. Ecco, chi va in moto, che è successo? Sa bene, è successo che con Beppe ci siamo detti, che facciamo ora? Torniamo indietro per 60 chilometri, rifacciamo tutta la costa, a tutta praticamente, tra virgolette, io la chiamo, era una collina, non era una montagna. Comunque abbiamo fatto 300 metri, 400 metri di dislivello, lo sì. Rifacciamo a ritroso e sia io che Beppe ci siamo detti, proviamo ad andare avanti perché si erano fatte le 4 di pomeriggio. Sul navigatore abbiamo visto che c'erano ancora 30 chilometri per arrivare sulla strada, tra virgolette, principale, quindi ci siamo detti, invece di tornare indietro, proviamo ad andare avanti. Sì. Siamo andati avanti con calma, è successo che
Io sono andato vicino a cadere tantissime volte, ma alla fine mi sono ripreso sempre per fortuna. Bruno De Biasi dice: Osmand vi indica il tipo di superficie. Allora, è proprio qua. Osmand... Infatti Beppe ha già risposto, non indicava sabbia. Allora, bravissimo Beppe, guardando su Osmand è verissimo quello che dice, perché c'è una leggenda con tutte le tipologie di strade e praticamente fino a quel punto la segnavano asfaltata. Da lì in poi la segnavano bianca con due linee nere, è una classica strada sterrata che si potrebbe fare tranquillamente. Il problema, ripeto, il problema è che non passa nessuno da quelle parti e dopo questo tratto molto lungo è diventato sabbia. Quindi con una moto pesantissima, queste maxi enduro sembrano delle supermoto, ma l'esperienza insegna, molti di voi motociclisti lo sanno, che quando guidi una moto pesante di suo, la guidi in due con i bagagli, è come guidare veramente uno Scania su due ruote e è impossibile tenerla, soprattutto su un fondo sabbioso. E il successo è che praticamente Beppe è caduto, ma ripeto, io sono andato vicino a cadere, è normalissimo cadere in questo caso, ma si sono rialzati tranquillamente perché loro stessi ci hanno detto, per esempio, hanno visitato il Kazakistan, l'Uzbekistan, sono caduti tante volte, ma sempre una caduta quasi da fermo. Quindi, nel senso, tu non pensi mai al peggio. Ragazzi, Beppe e Vani hanno fatto viaggi in Asia, noi non li abbiamo fatti. Non bisogna insegnargli nulla. Il discorso è che sicuramente quando poi ti trovi in questo contesto, io l'ho vissuto in prima persona guidando la moto, che il cibo inizia a scarseggiare, l'acqua ti manca, la temperatura sale, la stanchezza aumenta, perché veramente la stanchezza è diventata a livelli altissimi, il sole picchia forte. Sì, erano 43 gradi, quindi lo sapevamo. Cioè, quella percepita saranno stati 50 gradi. Comunque, l'idea, la voglia di arrivare dall'altra parte, ma 30 chilometri, non sapendo cosa magari ti aspetta, tu pensi che magari tra un chilometro, due chilometri torna il ripio di prima, la sabbia finisce. Ci tengo un attimino, ti interrompo perché Vania dice: ciò che mi è capitato è successo mentre facevo una cosa che amo, quindi nessun rimpianto, il prossimo anno sarò di nuovo lì con voi. Vania numero uno, ragazzi, lo sapevamo. Vania, mi fai uscire così, lacrime, così, infatti ci fa emozionare. E poi quando vedrai il video ti emozionerai anche tu. Però comunque è questo, nel senso che stava facendo una cosa che ama, stiamo facendo una cosa di cui siamo consapevoli. Che può succedere? Comunque, ragazzi, senza che vi teniamo sulle spine, è successo che nella seconda caduta, che saranno andati, parlavo con Beppe, ma io li vedevo, stavamo vicini, saranno andati a 20 all'ora, 30 all'ora, un mucchio di sabbia enorme. Beppe mi ha detto, quando andava a mettere la prima, dalla seconda, perché andava con un filo di gas di seconda, di colpo proprio ha preso tanta sabbia, la moto davanti si è chiusa, è andato giù senza accorgersene. Io, secondo me, questo è il mio punto di vista, per come mi sentivo io, la stanchezza ovviamente ha fatto la sua parte, perché i riflessi, bene o male, un po' li perdi, perché erano le 4 di pomeriggio, non avevamo fatto pranzo, perché era un po' tutto il contesto generale, e il discorso è che a Vani è rimasta la gamba sotto la pedalina, cioè anche il fatto che la sabbia abbia fatto affondare le teste del GS e anche un po' la valigia stessa, quindi lo spazio per le gambe è diminuito. Sì, anche perché c'era una grossa quantità di sabbia laddove si è purtroppo incastrata la gamba di Vania. E Vania di colpo, quando siamo arrivati noi, poi la vedrete nel video, stava lunga e aveva un dolore enorme alla caviglia. Non è riuscita a rialzarsi come all'inizio, aveva fatto qualche minuto prima. All'inizio pensavamo magari c'è una distorsione, cioè tu pensi sempre ovviamente positivo, perché devi pensare positivo in quel caso. Però come abbiamo aspettato un po' sotto il sole, lei stava lunga sulla sabbia, abbiamo provato un po' a ripararla anche dal sole, il discorso è che abbiamo aspettato un po', quando ha provato a mettersi in piedi proprio non ce l'ha fatta. Voglio un attimino rispondere a Giuseppe Franzetti, che dice una cosa intelligente che può essere d'aiuto a chi intraprende questo tipo di viaggi: ma chiedere informazioni sulle strade e locali non sarebbe meglio che affidarsi al navigatore? Il discorso è che... No, è verissimo quello che ha detto. È vero anche che cambia repentinamente. Qualcuno dà, per esempio, il sì, potete andare, come era già successo a noi nella caduta dell'anno scorso. Sì, potete andare. Magari qualcun altro ti dice no, per carità... No, adesso provo un attimo a farvi immergere nel contesto. Questo discorso di chiedere, noi lo facciamo sempre, l'abbiamo fatto anche prima della caduta,
l'anno scorso, e loro addirittura ci hanno detto sì, andate, perché loro hanno un punto di vista diverso dal nostro, e ripeto, non si rendono neanche conto cosa significhi guidare moto come le nostre, perché loro hanno tutti i motorini che se uno li guarda dice, ma con questi motorini dove vanno? E per quelle situazioni quei motorini là sono migliori delle nostre moto. Antonio Russo, ma non calzava stivali a mezza gamba? Assolutamente, assolutamente sì. Aveva tutte le protezioni, sì. Come siamo sempre stivali da moto, tutto. Il problema è che le moto sono pesanti, il problema è che è stata, Vani è caduta 1000 volte in viaggi passati in questi contesti simili. Il discorso è che questa volta la sfortuna ha voluto che la gamba è rimasta là. Comunque, per farla corta, ci siamo trovati alle 4:30 di pomeriggio con l'acqua terminata, con il cibo terminato, con Vania che non riusciva ad alzarsi, con una temperatura percepita di 50 gradi, con 32 chilometri da fare per raggiungere l'asfalto. E da là c'erano dei paesini piccolissimi, il primo a 12 chilometri, l'altro a 30 chilometri. Posso, credo, parlare a nome di Vania, poi lei mi correggerà se insomma non sto dicendo giusto. Lei, quando noi siamo arrivati in moto, perché seguivamo la moto loro, Vania ha detto, ho sentito un crack che non ho mai sentito. Sì. Quindi è stata sin da subito consapevole di quello che era successo, poi, e del fatto che non si sarebbe rialzata da sola. Noi l'abbiamo conosciuta, Vania è un, non voglio offendere Vania, ma no, è un Marines, è una donna che è un Marine, è una donna che ha 60, 61 anni, ragazzi, è un carattere molto determinato, coraggio da vendere, che sì. In quel contesto, non so, io non l'ho vista versare una goccia di una lacrima, nel senso neanche di paura. Sicuramente l'avrà sentita la paura, perché in quel contesto ci siamo detti, io guardavo anche Beppe, che facciamo, non facciamo, perché qui bisogna risolvere la situazione. Ripeto, qua non passa nessuno. È anche un ottimista di natura, è sì, anche una locomotiva, cioè trainante. L'unica cosa è che in un frangente, e da lì per me è stato un po' il colpo di grazia, io che ero in piedi e che non mi ero fatta nulla, però nel momento in cui lei ha guardato Beppe e ha detto una frase che io non dimentico, che ha detto, papi, adesso cosa facciamo? Adesso magari mi agito un po' e magari Vania, correggimi, però io mi ricordo il tuo sguardo, il fatto che hai guardato Beppe. No, quando perché lei ha detto questa frase, è stato il colpo di grazia, perché era evidente che non avremmo continuato come prima. Il discorso è questo, il discorso è che quando hai un carattere forte, io parlo un po' per me, forse la voglio interpretare nella mia maniera, e sei un tipo che non ti appoggia ad altri, sei un tipo che la vuoi risolvere con le tue forze, e in quel caso secondo me ti trovi in una condizione che sei impossibilitato, perché comunque andiamo avanti. Che abbiamo fatto? Erano le 4:30 di pomeriggio, io, ragazzi, l'unica cosa, ce ne abbiamo due alternative. Io ho un sistema satellitare che posso chiedere l'SOS. Sì, c'è stato in effetti chiesto da qualcuno, sì, Mark Vidili. Sì. Spero di averlo pronunciato bene, Mark. Per la vostra sicurezza, non avete tipo Dakar, sì, insomma. Abbiamo, sì, un sistema satellitare che tu puoi chiedere l'SOS, che viene utilizzato, non dico in punto di morte, ma in condizioni proprio estreme. Perché da lì, quando lo attivi, questo ha una ricezione totale, mondiale, in tutte le parti del mondo, anche ai poli prende, però va attivato in determinati contesti. Noi stavamo bene, Vania alla fine si trovava con una gamba che non sapevamo se era rotta oppure se era una semplice distorsione. Quindi di fondo stavamo tutti bene, sotto il punto di vista vitale. Abbiamo tolto lo stivale, Vania presentava sì la caviglia gonfia, però non si era fatta subito nera. Io mi ricordo, guarda, un attimo, sì. Mors, purtroppo a farsi male basta un secondo. Io l'anno scorso da fermo sul ghiaccio scivolando 3 fratture, malleolo, perone e fibre di Masseneuve. Comunque, ragazzi, andiamo avanti, perché voglio essere conciso. Il discorso è che da là alle 4:30 di pomeriggio io ero cotto veramente, ma Beppe era più cotto di me, tutti eravamo stanchissimi. Solo che dovevamo venire fuori da quella situazione.
le due alternative erano o chiamare l'SOS oppure io ho detto a Beppe, guarda, io scarico la moto, nel senso tolgo tutti i bagagli, li lascio qua, Sara viene con me, tu rimani con Vania, anche perché Beppe, ve lo dico, non si sarebbe spostato da Vania, ed è giusto che sia così, perché lui stava bene e avrebbe potuto riprendere anche la moto. Però ho detto, ci proviamo, da lì siamo partiti, io poi lo vedrete nel video, per me è stato lo sforzo più grande della mia vita, perché guidare per 32 km sulla sabbia con quella temperatura, anche senza bagagli, ragazzi, ho fatto sempre in prima 32 km, ci ho messo 1 ora e 45 minuti, poi lo vedrete, siamo arrivati alle 6 di sera sull'asfalto, da lì siamo andati sul paese più vicino, che chiamarlo paese è una parola che non si abbina, perché sono tutte, era un paese fantasma. L'unica cosa è che abbiamo preso un po' di viveri, sia per noi che per Beppe e Vania, un po' di liquidi fondamentali. Per quanto ci riguarda, l'ansia era anche che loro non sapessero nulla, perché cioè, loro, non potevamo comunicare. Da quando siamo partiti ovviamente non c'era nessun tipo di comunicazione, loro aspettavano senza sapere nulla, quello se magari noi saremmo caduti, cioè qualsiasi cosa poteva accadere. Comunque, alla fine siamo andati alla polizia di questo piccolo paesino che si chiama Desiderio Tello. Quando abbiamo visto, è stato un desiderio vedere quel paesino. Comunque, la polizia ci ha detto che gli abbiamo spiegato la situazione, abbiamo detto qual era la strada, ci hanno detto che quella strada non passa nessuno da sempre, e praticamente loro stavano fuori giurisdizione, quindi con i tempi sudamericani purtroppo hanno chiamato il paese un po' più lontano, un po' più grande. Comunque abbiamo organizzato una sorta di recupero con un pick up della polizia, perché io ho detto guarda che si sta facendo tardi, sta venendo la sera, Beppe sarà stanco, non ha mangiato, io voglio un mezzo per caricare la moto, io ho detto alla polizia, perché è difficile guidare la moto in quel contesto. E 32 chilometri sembrano pochi, ma sulla sabbia, ragazzi, sono tantissimi. Stefano Torrigiani dice, in effetti, impossibile guidare una moto del genere in due con bagagli su sabbia. Prossima volta meglio desistere, anche se la situazione è stata fortunata. Stefano, è vero, è vero che quando abbiamo imboccato la strada era ripio e quindi abbiamo fatto diversi chilometri Dovevamo tornare circa 70 chilometri indietro di ripio. Sei stanco, tu pensi che dall'altra parte la cosa sia breve, cioè perlomeno te lo auguri, perché rifare 70 km pure in quel contesto ci faceva un po', cioè non sapevamo cosa fare, sì. E speravamo che la sabbia finisse. Magari dici sempre, cioè la forza tra virgolette della sopravvivenza, non vogliamo paragonarci a nulla, perché questa è un'avventura che noi abbiamo scelto e non è una guerra, come ho visto scrivere, non sono al fronte. Ma no, ci mancherebbe, è una situazione che scelta nostra, assolutamente. Però in quel momento la forza della sopravvivenza è come se ti dicesse ma dai, ormai saremo un po' fuori, no? Saremo un po' fuori, vedi sempre la parte migliore, forse il peggio ce l'abbiamo alle spalle. Allora, Marco Dì ha scritto, se fossero stati da soli come avrebbero potuto affrontare la situazione? Guarda, Beppe, la situazione magari la affronterebbero, perché passi la notte là, se non passa nessuno, il giorno dopo magari qualcuno passa. Comunque, esatto, Beppe... Alessandro Glaciale dice 70 km contro 30, sarei andato avanti anche io, esattamente, proprio questo che... Anche perché dovevamo rifare la salita. Comunque Beppe e Vania, che ci hanno ringraziato tantissimo, e ci siamo chiesti cosa sarebbe successo, però prima o poi sarebbe passato, magari passi la notte là. Per questo motivo io dico che avere un satellitare quando viaggi solo, oppure magari noi portiamo sempre la tenda per queste situazioni che possono capitare, però quando viaggi in due coppie è tutto molto più semplice, è tutto molto più sicuro, perché ti conforti a vicenda. Comunque, andiamo avanti nel discorso, hanno organizzato questa cosa e ci hanno detto, voi dovete spostarvi da questo paesino, dovete andare dove finisce quella maledetta strada, praticamente aspettate là che arriverà una macchina dalla polizia e arriverà un'ambulanza. Sarebbero arrivati dal paese, da un'altra direzione, più vicino a dove era successo, perché ci hanno chiesto più o meno, secondo noi, quanti chilometri fossero, e il paese che sotto la cui giurisdizione insomma rientrava questo fatto doveva essere l'altro paese, non quello a cui noi ci eravamo rivolti. Quindi siamo tornati alla fine di questa strada maledetta e abbiamo aspettato un po', erano le 6:30 di sera, circa 7:15, diciamo, giù, sì, di lì. Sì, no, siamo forse le 7. Alle 7. Forse le 7, sì, di sera. Considerate che qua si fa notte verso le 9 attualmente, quindi avevamo 2 ore di luce. Purtroppo la caduta è avvenuta alle 3:40, 3:45. Quindi considerate che Beppe e Vania
erano dalle 3, Bani era dalle 3.40 che stava distesa e erano le 7 e non sapeva ancora nulla. Comunque, arriva la macchina, prima arriva l'ambulanza e l'ambulanza non sa cosa fare, se proseguire o aspettare la polizia, perché di solito loro vanno insieme, ci hanno detto. Comunque, arriva l'ambulanza, io gli dico, ragazzi, andate avanti, queste persone stanno aspettando dalle 3.40 e bene o male hanno bisogno di anche un po' d'acqua, visto il contesto. Non parliamo di vita, parliamo che bene o male hanno bisogno di un aiuto, di un conforto, anche di sapere come stanno andando le cose. Quindi sono partiti loro dell'ambulanza. Poco dopo è arrivata la polizia, 3 poliziotti con un pick-up, il classico Toyota Hilux, che da queste parti ce ne sono tantissime, e io lascio Sara con la tenerona alla fine della strada da sola, ragazzi, in un posto sperduto che non passa nulla. Questa cosa mi dispiace tantissimo, però... No, perché non siamo abituati a farlo, ma si fa tutto e immaginate che si possa fare. Scusate, ho mosso io la... E praticamente io salgo con i poliziotti, loro sono 3, andiamo con il pick up, viaggiavamo circa 80 all'ora su questa strada dritta sterrata. Abbiamo ripreso l'ambulanza, quindi siamo arrivati prima noi dell'ambulanza, perché poi l'abbiamo superata. Siamo arrivati da Beppe e Vania, che erano le 8 di sera circa, le 8 di sera, 7, 3 quarti, 8 di sera. E Beppe, quando ci ha visto, ancora me lo ricordo, mi ha toccato, ha detto grazie, quasi mi commuova a pensarci, perché se mi immedesimo nella loro condizione senza sapere quello che sarebbe, nel senso, dove stavamo noi, quello che stavamo facendo, vedere, arrivare in un posto del genere, è successo che poco dopo è arrivata l'ambulanza, hanno caricato Vania, Vania ovviamente come la toccavi in quel punto urlava, ragazzi, perché aveva un dolore enorme. Considerate che quando loro hanno fatto tutto il tragitto in ambulanza, che ovviamente per quanto è sabbia, quindi un quattro ruote è abbastanza ammortizzato, però c'erano anche delle sconnessioni, Beppe ci ha raccontato, perché Beppe è salito in ambulanza insieme a Vania, ci ha raccontato che Vania ha urlato per tutto il tragitto, perché ogni sobbalzo era un dolore enorme. Io sono rimasto insieme ai poliziotti. Abbiamo caricato, questo poi lo vedrete perché ho filmato anche questo, abbiamo caricato il GS 1150 di Beppe, che peserà 2 quintali e 60, l'abbiamo caricato sul pick-up senza una rampa, di peso, cioè noi il pianale del pick-up sarà 1,30 m di altezza, poi lo vedrete in 3, prima il muso della moto, poi pian pianino l'abbiamo caricata tutta, centrata, precisa. Voglio rispondere a Edoardo che dice: l'unica cosa che non capisco è perché siete rimasti subito senza acqua. No, non siamo rimasti subito senza acqua, noi abbiamo compiuto da quando siamo partiti che abbiamo fatto la strada, noi abbiamo sempre il minimo Sierra, un litro d'acqua con noi, ce l'abbiamo sempre. E abbiamo fatto i 70 km di Ripio e ogni tanto ci fermavamo, bevevamo qualcosa, esatto, perché... considerate la bassissima velocità con cui procedavamo, considerate i 42-43 gradi, immaginate che ci fermavamo spesso a bere l'acqua, a un certo punto termina, però è anche vero che noi eravamo sicuri che avevamo l'impressione che scendendo il versante avremmo trovato qualche localino come avevamo incontrato fino a sopra, quindi è una cosa impensabile, non eravamo senza acqua. Nel senso che se uno fa quella strada là che abbiamo fatto prima del Ripio, pensare che di colpo è come passare dal paradiso all'inferno è impensabile, bisogna viverle queste situazioni, perché queste cose possono succedere solo in Argentina o in Sud America, non so. Voglio salutare Tony intanto, dice che vuole un riassunto, salutiamo Manuel da San Benedetto e salutiamo anche Claudio Mancioni. Comunque ragazzi, andiamo avanti, comunque abbiamo caricato la moto di Beppe e siamo tornati con la dovuta calma, perché ovviamente una moto legata con una corda sopra un pick up, abbiamo caricato tutti i bagagli, anche i nostri bagagli. Andavamo più piano, l'unica cosa pensavo, Beppe e Vania stanno in salvo sull'ambulanza. Io pensavo a Sara che stava da sola, poverina, erano passate più di 2 ore, si stava facendo notte. Siamo arrivati da Sara, notte fonda, poi lo vedrete nel video, lei stava vicino alla telerona da sola ad aspettarci. Abbiamo caricato la moto e ovviamente noi dovevamo andare a dormire in base al programma a circa 200 km di distanza. Ovviamente non ce la sentivamo, ma ovviamente volevamo anche rimanere un po' più vicino a Beppe e Vania. Siamo andati a dormire praticamente nel paesino dove proveniva la polizia.
Tra l'altro, il poliziotto, la zia, aveva l'unica struttura. Cioè, la zia del poliziotto aveva l'unica struttura del posto. Del posto, perché era situazioni anche considerate che. Poi mi vedrete, non ho fatto neanche la doccia perché non c'era la doccia. Comunque. Ugo dice, questo incidente influenzerà le vostre scelte future? No, no. No, perché Ugo, siamo consapevoli. Allora, noi adesso comunque, abbiamo parlato... aspettate, sì, chiudiamo il discorso, perché sennò la portiamo veramente alla lunga. Comunque, mi dispiace, scusate. Con Beppe e Vania sono andati sul paesino dove è partita l'ambulanza, che non è lo stesso paesino dove è partita la polizia. Gli hanno fatto ovviamente una radiografia e hanno riscontrato una rottura tibia e perone. Quindi il dolore di Vania era in qualche maniera stato verificato da questa radiografia. Oh, e era evidente che soffriva tantissimo. E considerate che saranno state le 11 di sera, l'hanno caricata sull'ambulanza, ricaricata sull'ambulanza, sono andate alla Rioca, sono 300 chilometri da dove stavamo noi, perché l'hanno ingessata la notte. Però gli hanno detto anche che quella frattura doveva essere operata e mettere delle placche. Quindi il discorso è questo. O bisognava operare, rimanere qua in Argentina, quindi operare nell'arco di 10 giorni, oppure tornare in Italia e fare l'operazione in Italia. Lei l'hanno riportata in quel paesino altri 300 chilometri, quindi diciamo che alle 6 della mattina sono ritornati nel paesino dove è partita l'ambulanza. Con Beppe ci siamo visti alle 11 e mezza di sera su quel paesino dove invece è partita la polizia. Abbiamo, ovviamente, Beppe stava in condizioni che, poverino, lo capisco al 100%. Salutiamo perché... Luis Di Betz, che è insomma il meccanico che ci ha assistito, che è amico anche di Luis Di Betz, Beppe, ragazzi, Vania. È il meccanico che mi ha fatto il tagliando a Salta. Di origini friulane come Beppe Vania, quindi lo salutiamo di cuore. È stato anche in Italia da Beppe Vania quest'anno. Comunque, per chiudere il discorso, Beppe ha ripreso la moto mentre Vania andava avanti e indietro per mettere il gesso, ha ripreso la moto, è passato da noi e ovviamente pensava dentro la sua testa come poter riorganizzare tutto, perché ovviamente loro erano partiti per stare 2 mesi qua in Sud America e questa cosa è successa dopo 7 giorni che sono arrivati, quindi non ricordo il giorno preciso. Christian l'ha scritto per la seconda volta, quindi ha un po' un'urgenza. Ho 14 anni, tra poco si può... ho 14 anni tra poco. Si può portare del materiale per i viaggi su un 50 di cilindrata? E se sì, come si può fare? Come si può evitare di fare brutte cadute del genere? Che dirti, Cristiano? Tutto si può fare, anzi, più è piccolo in mezzo. Intanto, complimenti per i tuoi 14 anni, per i tuoi pensieri, per averlo scritto 2 volte. Ti avevo visto, ma no. Più è piccolo in mezzo, Cristian, e meglio è. Cioè, non pensare che queste grosse maxi enduro che abbiamo noi sono i mezzi migliori per girare il mondo. Se io non viaggiassi con Sara, prenderei una moto, un 500 di cilindrata, pochi bagagli per quello che mi servirebbe, ovviamente, e la moto leggerissima, puoi andare ovunque, quindi addirittura con un cinquantino, io conosco chi in Vespa ha fatto il giro del mondo, quindi puoi andare ovunque, e mi piace questo approccio alla vita. Comunque, finiamo il discorso, che praticamente Beppe pensava, poi ci siamo rimasti sempre in contatto, ci siamo consigliati a vicenda, e loro cosa hanno fatto? Il giorno dopo hanno organizzato tramite un taxi. Ci trovavamo a circa 1540 chilometri da Montevideo, da dove siamo partiti. E da dove lasciamo la moto? Considerate una cosa, che quest'anno è cambiata, cioè quest'anno non si capisce bene quale cose, come funzionano. Comunque, dall'ultimo permesso di importazione in Argentina, dopo 3 mesi la moto deve uscire. L'anno scorso erano 9 mesi. Beppe specifica, erano 1553 chilometri, ce li ha tutti ancora sul groppone Beppe, da smaltire. Beppe, ragazzi, è partito. Considerate un attimo quanta adrenalina poteva avere in corpo quel povero uomo, è partito. No, povero uomo no, povero però uomo, visto il contesto, coraggioso, visto sì. Il contesto non avrà dormito mai. Comunque è partito dal luogo dove a Vania hanno fatto le radiografie, Vania dentro un taxi perché doveva stare con la gamba distesa, ovviamente, perché 1550 chilometri, ragazzi, qua il limite di velocità massimo è 120, le strade non sono il massimo, quindi capite bene quante ore tra un po' di soste per andare a fare le proprie cose, mettere la benzina. Un attimo, voglio salutare Edo, Vale, Tommy, perché Jenny, mia sorella, dice Edo vuole partire con la Vespa insieme a Cristian. Ciao ragazzi, ciao Edo, ciao Vale, ciao Tommy. Ci siamo.
E Mark Vidili dice una cosa importante: tutto il servizio sanitario offerto era coperto da assicurazione gestito per l'emergenza gratuita. Bella domanda, Mark. Allora, questa è una cosa che io un po' mi sono informato prima di partire, prima di attraversare certi posti, li guardo sempre. L'Argentina ha una convenzione con l'Italia, quindi in teoria con il codice fiscale, anche senza un'assicurazione medica, potresti essere curato. Però l'assicurazione medico, chiamiamola viaggio sanitaria, va sempre assolutamente fatta. Ovviamente Beppe e Vania avevano la loro, e in questa maniera hanno risolto come poter tornare in Italia nella maniera più veloce e con una copertura totale. Comunque, il recupero dei poliziotti e l'ambulanza, alla fine non gli hanno, a Beppe non gli hanno chiesto un centesimo. È stato fatto tutto gratuitamente. Loro hanno i loro tempi. Che, un po' più lenti dei nostri, parliamo di tempi sudamericani. Sì, che purtroppo per noi è un attimo difficile da, sono un attimino difficile da accettare, ma bisogna dire che le cose hanno funzionato e sono anche molto loro dicono amabile, cioè sono molto gentili, molto disponibili. Hanno poi lo vedrete anche nel video perché è tutto dettagliato. Quindi la polizia ha fatto tutta quella strada in quel contesto, ha caricato la moto, l'ha portata nel, diciamo, nella loro questura, e tutto questo gratuitamente. Vania l'hanno portata a 300 km di distanza, poi l'hanno riportata nel paesino, tutto gratuito, l'hanno anche ingessata. Comunque il giorno dopo Beppe si è fatto, dietro al taxi che portava Vania, tutto di un tiro, dalle 4 della mattina a mezzanotte il giorno stesso, 1553 chilometri, come aveva scritto, scusate. Sì, a 1553 chilometri, assolutamente, bevi un po' perché sì. Di solito hai... E Bagna ovviamente li ha fatti dentro un taxi con la gamba distesa. Poi da qui... Sembra la trama di un film, Faber. Guarda, Tutti, Beppe e Vania stanno scrivendo perché loro... Comunque hanno preso l'aereo, hanno riorganizzato il volo di ritorno, hanno fatto tutto, sono atterrati a Milano, hanno preso un transfer perché sono di Udine. Sono stati anche appoggiati dal figlio che è un viaggiatore. Comunque questa cosa è successa 3 giorni fa e loro attualmente sono già a casa. Sì. E questa cosa, Vania è stata visitata da un chirurgo italiano, loro amico, e tutto quello che gli hanno detto riporta, l'unica cosa è che hanno trovato anche 2 pezzettini quindi di ossa. Una piccola fratturina scomposta. Sì, devono mettere due viti piccoline per sistemare un po' questa cosa, oltre al fatto che ci sarà quindi gesso, riabilitazione, tutta questa cosa che andrà avanti, penso, per... Sì, però stamattina ci siamo sentiti con Beppe e lui ha detto, allora, il viaggio sarebbe dovuto durare 2 mesi, quindi loro erano partiti, ottimista, se non sbaglio, il 16 di gennaio, sarebbero tornati il 14 marzo in Italia. Sì. E invece lui, insieme a Vania, hanno fatto un po' un calcolo, il 14 marzo dovrebbe essere quando Vania, tornerà in forma, mettiamola in questa maniera. Finisce la convalescenza, ci si rimette in piedi, quindi stava calcolando che forse per il Sud America poi arriva l'inverno, non si può fare, e vediamo di rimandare alla prossima estate, quindi dicembre-gennaio. Quindi porterà 4 settimane il gesso, poi dovrà fare una sorta di tutore, Beppe stamattina mi ha raccontato tutto. Sì, ma Mark Vidili, fatti 1553 in moto in un giorno. Sì, Mark, è partito alle 4 di mattina, è arrivato a mezzanotte, dietro al taxi andava Beppe, dopo tutto questo contesto. Perché, comunque ammirevoli. Verissimo. Perché la moto, bisogna ricordare che doveva uscire, questo è un altro problema nel viaggiare fuori Unione Europea, abbiamo dei tempi imposti dalla legge. Qua in Argentina, quest'anno, quando siamo entrati, ci hanno fatto un permesso di 3 mesi. Quindi significa che la moto, la nostra, quella di Beppe, deve uscire dall'Argentina entro 3 mesi. Esatto. Mentre l'Uruguay è l'unico stato che è rimasto 12 mesi. Quindi la moto di Beppe ora sta nel luogo dove abbiamo lasciato anche la nostra, sempre dallo stesso tizio, e può stare con quel permesso per 12 mesi. Specifica che non andava a benzina, quindi non andava a benzina, andava ad adrenalina. Beppe, quindi, sei un eroe. Presente. Sei un eroe, ragazzi. Io ricordo che Beppe e Vania hanno 61 anni, cioè nati nel 62. Sì, hanno 61 quindi, anni. Ecco, quindi, non si dice l'età di Vania, scusa Vania. Però, quindi considerate che anche in questo caso, io non voglio, parliamo di natura, io ho 46 anni,
non penso sia la stessa cosa. Quello che ha fatto Beppe e Vania, quello no, che hanno però, fatto, però hanno un'esperienza, ragazzi, sulle spalle. Io penso che in pochissimi sarebbero riusciti a farlo. Però sono certo. Sempre rivolto a Beppe e Vania, Giuseppe Orlando dice: Beppe e Vania verranno con voi in Calabria, categorico, e io sarò felice di riceverli. Quindi, Beppe e Vania, reputatevi già invitati, no, ma sono, in Calabria. Cioè, noi ci avete sempre visto viaggiare soli, è difficile viaggiare con qualcun altro, cioè, soprattutto quando i trasferimenti Beppe sono complicati. Beppe non gradisce essere chiamato eroe, no, assolutamente, si fa... Beppe, no, Beppe, diciamo le cose come stanno. No, io, no. Siamo nel clima motociclistico. Sei stato comunque un grande punto. E hai fatto una cosa che io in primis non so se sarei riuscito a fare. C'è stato un messaggio bellissimo di un nome che mi sembra di ricordare, Cree, rivolto al motociclista 14enne di prima, Christian, per cui diceva... spiegava al ragazzino, al ragazzo ormai, i motociclisti si dividono in due categorie, i motociclisti che sono caduti e i motociclisti che cadranno. È una triste realtà, diceva, ed è una spiegazione piuttosto magari cruda da ricevere a 14 anni, però Christian purtroppo è un po' così e io vorrei un attimino chiarire, noi abbiamo parlato, ma se si fossero trovati da soli, se loro fossero comunque stati la da soli... Comunque la faccio vedere, ragazzi, eccola qua. Speriamo che Vania gradisca, però certo che è gradisca. Una bellissima donna in foto, quindi credo di sì. Magari tu a 61 anni vuoi Vania. No, non ci sarò perché non ci sono ora, così. Comunque, detto questo... è successo a loro e quindi abbiamo parlato, ma se si fossero trovati da soli, in realtà, ragazzi, siamo consapevoli che possa capitare anche a noi, purtroppo, perché purtroppo può capitare a chiunque. Può capitare anche trovarsi da soli in quel contesto. Io dico l'unica cerchi cosa di capire... io con Beppe ne abbiamo parlato anche prima di partire, questa esperienza prima ha scritto una cosa molto interessante, se ci cambierà per il futuro. Allora, penso di no. Però io ho in mente, nel mio piccolo, un itinerario che mi piacerebbe fare, e sono itinerari che, consultandomi con gente del posto e con qualcuno che ce l'ha fatto, tutti mi hanno detto, in due, carico, non ce la farai. E ti dico che, vi dico, questa cosa, questa esperienza, sommata a quella dell'anno scorso, mi ha un po' fatto capire il limite dove si può arrivare. Perché io, ragazzi, ve lo dico, io sono arrivato al limite per me fisico che potevo resistere. Quella giornata è stata... Sì. Poi lo vedrete, avevo raggiunto una disidratazione pazzesca. La maglia da nera come questa, ragazzi, i sali minerali, era diventata, cioè, paurosa. Chiaramente diverso per me che sono passeggera. Ovviamente questa cosa. Però Michela Locascio fa una domanda interessante. Ciao ragazzi, ma Beppe ha rifatto lo stesso tragitto al contrario o ha preso un'altra strada? No, Beppe è rimasto là insieme a Vania e Beppe è salito con l'ambulanza insieme a Vania. No. Michela, sì. Ti riferivi al punto sabbioso, al punto con la sabbia, probabilmente. Beppe praticamente è rimasto lì con Vania per tutto il tempo e la sua moto poi è stata caricata da me e da poliziotti sul pick-up, perché Beppe è salito sull'ambulanza insieme a Vania. Il discorso è quello. Quindi da dove, diciamo, è accaduto il fattaccio, la moto si è fermata e non è più ripartita a quel punto se non caricata sul pick-up. Però questa cosa può capitare. Speriamo che non capiti, perché qua, da queste parti, le strade ne sono poche, però se ti inizi su una strada perché magari c'è un punto panoramico, non sai al 100% come può andare a finire. Osmond è il miglior navigatore, ne ho provati tanti, sotto questo punto di vista è il miglior navigatore che possa esistere, però le condizioni cambiano perché ci siamo resi conto anche l'anno scorso. Tu puoi chiedere a qualcuno che già c'è stato, magari l'anno prima, ti trovi che dopo 3 mesi la strada è totalmente diversa. Roberto, vi dico una cosa e poi sì. Leggiamo i commenti. Noi da là abbiamo fatto il primo passo, siamo arrivati ieri qua, lo vedrete, stiamo abbastanza precisi con il video. Stiamo fermi un po' di giorni qua perché voglio mettermi in pari con i video, voglio fare una manutenzione alla moto, poi la vedrete. Abbiamo fatto un passo, siamo arrivati con la moto a 4.820 metri, abbiamo fatto 120 km di ripio, ragazzi, e arrivando, cioè la moto stava all'altezza del Monte Bianco. Esatto, sulla vetta del Monte Bianco. È una cosa pazzesca, e tu pensate un attimo come sono arrivato io arrivo la sera con le spalle distrutte, siamo riusciti ad arrivare qua. Il discorso che voglio dire, quel passo là, molte persone ci hanno detto, si fa tranquillamente anche in due.
Che è successo? È successo che a 4.800 metri, il giorno prima ha piovuto, quando piove in maniera abbastanza pesante, e hanno chiuso il passo. Il giorno dopo era aperto, però per loro del luogo, ovviamente, hanno solo quel passo, devono riaprirlo. Cosa succede? Succede che con le ruspe rifanno un pezzo di strada, però l'acqua che scende alla montagna crea dei fiumi e i fiumi attraversano le strade fatte. Quindi tu ti trovi, noi abbiamo fatto 4 guadi e il problema è che quando rifanno la strada il pietrisco è morbido perché non è battuto. Con una moto come la mia, Sara in un guado l'ho fatta scendere, ma io sentivo un attimo là, come abbiamo iniziato questo passo, come acceleravo la moto sprofondava in mezzo all'acqua e non, ovviamente dentro di me pensavo che faccio con una moto così pesante se non riesco a venirne fuori. Pian pianino ce l'ho ho tolto l'antipattinamento della moto, pian pianino ce l'ho poi fatta. Vedrete. Per dirvi ragazzi che i contesti cambiano da giorno a giorno e per loro, se chiedi a loro, ti dicono vai tranquillo. Hanno una percezione diversa chiaramente di quello che abbiamo noi in Europa. Salutiamo Gae e Barbara, perché per essere salutati bisogna fare delle domande. Beppe ha scritto una cosa bellissima. Sì, adesso... io e Vania li ringrazieremo tutta la vita. Beppe, non dovete ringraziare nessuno. Intanto, per noi è stato un bacio a Gae e Barbara. Però, che dice Gae? Che vuole Gae? Si lamenta perché tu parli e non saluti. Però Roberto Vetraino dice una cosa che ci tenevo a leggere. L'anno scorso mentre voi stavate in Patagonia c'era anche Guido Meda. Sì. L'unica differenza era che Meda stava con un 700 da solo e con una truppa al seguito. Roberto, sei il numero uno, sei. Guido Meda, quello che fa lui, con una ruota lo faceva, no, scusate. Non esagerare. Beppe, no, però ha detto una cosa verissima, no, sa. Noi guidiamo una moto che poi... Abbiamo scelto. Sì, però ha detto una cosa verissima, sì, certo. Perché se io andassi con un 700 scarico, ragazzi, su certi posti, le stesse strade che ha fatto Guido Meda le abbiamo fatte noi con una moto da 5 quintali, sono le stesse. Però quando leggo però in un post che sembra che abbia fatto chissà che cosa... Guido Meda. Va bene, Daniele Guardiani però mi offre la sua Dominator che sarebbe perfetta per me, Daniele, da Corridonia. Daniele Guardiani si trova a 100 metri da casa nostra. Ciao Daniele. Ciao Daniele. Leggiamo il messaggio di Daniele perché dice voglio però approfittare della chat per dire a tutti qui presenti che l'aiuto materiale e morale di Fra e Sara è stato fondamentale per uscirne da quella situazione. Grazie, vi ringrazieremo per tutta la vita. Beppe, grazie, l'ho voluto leggere perché... Ci siamo impegnati, Beppe, poi vedrai nel video, ci siamo impegnati veramente. Marcello mi invita a prendere una moto, anche a me, ci sto pensando, ma ragazzi io non sono tagliata per questo, purtroppo non sono brava. Sarebbe la cosa ottimale. Devo migliorare su tante cose, tra cui questa. Avere due moto, dividere i bagagli sarebbe fondamentale, perché anche fare il passo ieri di Agua Negra, noi ci abbiamo messo, il benzinaio mi ha detto, io gli ho chiesto, quando ci vuole fare il passo? Ma 3 ore, io guardavo il navigatore, sono 150 chilometri, 3 ore sarà una strada a scorrimento che va abbastanza bene. Io ragazzi ce l'ho messa 10. Ore ci ho messo. Sappiamo che non possiamo... sappiamo che non possiamo prenderli proprio alla lettera. Hanno scritto se BMW, ciao Dani BMW, no, assolutamente. No. Giorgio, ma ripeto. Sì, Beppe ha risposto. Ripeto, però BMW, Giorgio, niente la caduta è a 20 all'ora sulla sabbia, cioè proprio è una caduta stupida. E la moto proprio nulla di nulla, non può. I 1150 è distruttibile, dice Morris. È una grandissima moto, ragazzi. Anche perché... Io la confronto con la mia, no, quando facevamo il ripio, ciao, io vado più carico di Beppe, è vero, e ho anche un'altra cosa che devo sistemare e se riusciamo lo facciamo qua in Cile, ho il mono dietro completamente scaricato, essendo l'anteriore veramente tanto leggero, però io vedevo Beppe che andava, ovviamente avrà 50 kg meno di me totali, però andava meglio di me, sicuramente anche più esperienza di me, però io facevo fatica a stargli dietro sul ripio normale, quindi la moto... Anche il GS è una grande moto. Sprint veloce se ne deve andare, per cui lo salutiamo. Ho visto i suoi messaggi anche sopra, cerco di tenere d'occhio, ma non è facile. Allora, Ernesto dice: con un Harley non è consigliabile. Allora, Ernesto, con un Harley puoi andare dappertutto, queste strade no, non sono consigliabili, assolutamente no. Vado a dormire prima di andare, vieni in casa. Spinto veloce, buonanotte. Piero Grandi mi dice, Sara, un 500 monocilindrico, basico, leggera, basta volerlo, cara Sara, provi, ti alleni come impara gli altri, impari anche tu. Vero, qui dovrebbe un po' prendere la parola mia sorella Jenny, che è mia sorella maggiore,
non voglio dire che le ho sfasciato il bravo, però voglio dire che mi sono sflacellata davanti al vigile di Corridonia in sella al bravo, quindi lascia Sara a casa, cioè, Giuseppe discorso... Orlando, ma come? Sei lo stesso che ci ha invitato in Calabria, adesso mi dici lascia Sara a casa, vengo in Calabria allora. Comunque, Piero, Sara non guida... Cioè, Eva lo sa. La vedete, non è per queste cose. E tanti si sono chiesti, quando siamo partiti, ma Sara veramente farà una cosa del genere in moto? La gente sapeva dei nostri viaggi passati, però che Sara sarebbe partita in moto per una sorta di giro del mondo, come quella l'idea... Era difficile da concepire. Di farlo per la gente che la conosce. Massimiliano Lenzi dice: mi raccomando, state guidati. Sì. È una parola che noi abbiamo imparato ad amare qui, insomma, spagnola. Cuidados significa fate attenzione. Allora, siccome in Italia ha un altro significato, è sempre un po' divertente. Cuidado. Cuidado significa dovete fare attenzione. E niente, ragazzi, allora, dai. Allora, no, poi sei un pericolo pubblico, Sara, Giorgio, Uno scrive lo qua. Sono stata, non voglio esserlo ancora, però non si allora, sa mai nella vita. Francesco, ma la moglie di Peppe non aveva posizione malleo del tibia, allora ha lo stesso stivale di Sara, purtroppo per gli stivali da donna c'è molta meno scelta rispetto agli stivali da uomo e le protezioni non sono le stesse, ovviamente si trovano stivali anche più performanti. Che abbiamo fatto noi come scelta, tra virgolette potrebbe essere opinabile questa scelta, per viaggiare anche senza l'armadio a seguito, noi viaggiamo, saremo qua penso di 6 mesi, perché abbiamo visto l'anno scorso che poi cambia la stagione, certi posti non ci può più andare, abbiamo un paio di scarpe sole. Che significa? Significa che dove è più freddo le intercambia con gli stivali da moto, sono degli stivali della TCX, non sono super tecnici, però protezione malleolo tibia non c'è. C'è solo quella del puntale, sotto il fondo è più resistente, però io penso che con quello che è successo a Beppe Vania, anche uno stivale un po', sono stati proprio sfortunati. Sapete quando quelle cose devono succedere? Sì. Se stavano un'altra parte succedeva un'altra cosa. Walter Brevi, intanto lo salutiamo, dice: sulla sabbia nel viaggio in Pamir con moto scariche cademmo tutti e qualcuno più volte nella stessa giornata. Walter, esattamente, Walter. È andata così e purtroppo la seconda volta è stata fatale, Walter, senza una grande spiegazione. Beppe e Vania sono stati in Pamir 2 volte e ci hanno raccontato com'è il contesto. Vania volava via ogni volta che cadevano, perché sì, non puoi far diversamente. Alzi le gambe, cerchi di non farle rimanere. Io vi dico quello che ho fatto io, ma sono andato vicino a cadere tante volte. Io andavo proprio pianissimo, solo che in quella maniera rischi di bruciare la frizione della moto, stai più attento nella caduta, ma dovete pensare che per fare 30 km ci ho messo 1 ora e 3 quarti. Se acceleravo un po' di più, sarei caduto tante volte rispetto ad andarci vicino, quindi... Quello che voglio provare a fare ora, dopo l'esperienza dell'anno scorso, anche perché la moto per noi è la vita, nel senso, pensate, l'anno scorso siamo stati 8 mesi qua e abbiamo solo la moto, l'idea di stare altri 6 mesi qua e abbiamo solo quella, di salvaguardarla, però sia l'altro giorno sul passo di Agua Nera che con Beppe, ragazzi, sono andato vicino tante volte, tanto che una volta ho appoggiato il piede a terra per salvarla, sono andato a battere con il polpaccio sulla punta dello stivale di Sara e ancora sono un po' intolenzito. È complicato perché il peso è tanto e anche Walter dice addirittura viaggiava a scarico, che ho visto che togliere i bagagli quando siamo ripartiti da Beppe è un'altra cosa, ma comunque sulla sabbia il problema non sono solo i bagagli, persiste, è proprio la moto, che 260 kg di moto è troppo. E un'altra cosa voglio fare, voglio mettere delle gomme ancora più specialistiche, perché quelle che ho sono rigide, quindi sto cercando di migliorare, di fare delle prove e... L'unica cosa, l'esperienza aiuta, ma in questo caso, nel caso di Beppe Vania, l'esperienza ce n'hanno da vendere. Quando il destino dice che deve andare in quella maniera, non stavamo facendo neanche una strada complicatissima. Cioè, il problema è che la sabbia, punto. Però MyTurbo85 dice, questo può essere d'aiuto, ma come funziona il permesso di importazione temporaneo? 12 mesi rinnovabili dal momento che esce dallo Stato, anche se rientra dopo 3 mesi? Allora, è semplicissimo. Quando entri in un paese, ovviamente parliamo che tu viaggi con la tua moto, targa italiana, fuori all'Unione Europea. Quindi, questo è fondamentale, fuori all'Unione Europea. Quando arrivi, la prima cosa che devi fare l'immigrazione. L'immigrazione è per noi, quindi metti il timbro sul passaporto.
Spesso e volentieri, dipende ovviamente dagli stati, ma qua in Sud America sono 3 mesi per noi che siamo con il visto turistico. Non c'è bisogno del visto qua in Sud America, ti mettono il timbro e la data d'ingresso e la data di uscita, ovviamente. Per la moto il contesto è lo stesso. Dopo che tu hai superato l'immigrazione, devi andare nella aduana e l'aduana ti fanno Aduana dogana, cioè. un TIP, un permesso temporaneo di importazione, dove mettono la data d'ingresso e la data d'uscita. In tutti i paesi del Sud America sono 3 mesi, quindi tu entri il 1° di gennaio, devi uscire il 1° di aprile, devi essere fuori. E poi, anzi, più corretto, sono 90 giorni, quindi dipende se il mese ha Esatto, 30 o 31, 31 giorni o quindi 28, 90 giorni 29. esatti. Se tu non esci entro quei 90 giorni, quando vai a uscire, presenti il foglio, perché il foglio che ti fanno lo devi lasciare in dogana, poi te ne rifanno un altro Nel nuovo paese che d'ingresso. nel paese d'ingresso. In questa maniera tu sai benissimo quando devi uscire. L'Uruguay è l'unico stato che ti ha 12 mesi di tempo Per per il lasciare. permesso. Voglio leggere il messaggio di Vania che vi dà un'idea di chi avete davanti. Io ringrazio tutti per gli auguri di pronta guarigione, quindi sappiatelo che Vania vi ringrazia, ma sappiate che non sono minimamente pentita. Cioè, Vania è folle, risalirò in moto al più presto, nessuno mi terrà a casa. Grande Vania, E noi, Vania, speriamo che vada tutto bene, ti t'aspettiamo. aspettiamo qua in Sud America perché il percorso che abbiamo fatto dobbiamo rifarlo, eh. Sì, c'era un ragazzo che chiedeva, spero di non perderlo, stava pensando a un viaggio in Giappone. Consigliate, di noleggiare la moto, di affittarla, insomma, del Giappone. Per andare in Giappone, praticamente passi per la Transiberiana. Il problema è che devi avere il L'ho carnet di perso, passage, però. cosa che qua in Sud America non serve, ma comunque ci puoi andare tranquillamente in Giappone. Ecco, e poi questo cerco anche di cogliere i messaggi che possono essere d'aiuto ad altri, no? Senza Sara come Zavorina non sarebbe più la stessa cosa. Vabbè, me ne vado in Calabria, No, ormai qualcuno. Giuseppe, io non farei mai questo viaggio senza Sara. Cioè, preferisco soffrire perché soffro le pene dell'inferno quando guido la moto, ma non lo farei mai senza Sara. No, è che ragazzi abbiamo fatto una scelta insieme, per quanto ci sarà possibile anche economicamente, Sgonfiare un po' le fisicamente, gomme speriamo di avrebbe, farlo questo ha insieme. scritto Beppe, leggi i commenti, mi aiuta, grande Beppe, sgonfiare, le aveva Sì, sgonfiate dopo la dopo la prima prima caduta. caduta, le aveva messe 1,5 davanti, 1,8 posteriore, ma in quel punto della caduta, se guardate, c'era la gomma avanti affondata in questa maniera. È come andare sulla sabbia morbida in spiaggia, ragazzi, era. Voglio leggere Luca Napoli perché può essere interessante e aveva già scritto del Ciao viaggio in Luca. Pamir. Con mia moglie siamo stati fino in Pamir sul KTM 1290, un viaggio estivo di 5 settimane stupendo e condiviso su YouTube. Oggi siamo in 4, più piccolo a un mese. Il sogno attuale è fra 3 anni. Grande Luca. Tanti auguri allora. E poi, allora, qualcosa che può essere. Ma perché Morris, perché continuate a forzare una persona a fare ciò che non vuole? No, No, Morris, Morris, no, lo no, 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 accetto, non è no, no. forzare, qualcuno dia un consiglio. Sì, Il perché. problema è che da fuori è giustissimo quel consiglio, No, perché perché effettivamente mi accorgo anch'io non di rappresentare un problema, non mi sento un problema, anche perché, ripeto, la scelta è condivisa in due e noi siamo due che diventa uno, sì. per quanto ci riguarda. Però mi accorgo spesso che potrei sollevarlo da tante fatiche e sollevarci da diversi rischi, Sì, facendo una scelta del genere. Però è una scelta che in questo momento un po' mi snaturerebbe, cioè snaturerebbe il progetto che io avevo in mente, che io ho in un No, certo ma senso. parliamo chiaro, sa, non fa parte di No, te ho guidare una sposato moto. un progetto che partiva ovviamente da Francesco, che è un motociclista, io no, e in questo momento perderei un po' la bussola. Ripeto, nella vita non si sa mai perché ho imparato a non dire mai, mai. Comunque, io la guardo sotto questo punto di vista. Va bene che sta dietro, mi farebbe più paura magari averla su un'altra Certo, moto, gli darei ancora più quindi pensiero, ragazzi. va bene così. Mamma mia. Dice, Micro bello di vedere dice, porti nuovi e poterlo condividere dove con trova chi poi i ami. tramezzini? Vero, li procuro sempre io. Comunque Benissimo, dice, il Micro. bello di vedere posti nuovi e poterlo condividere con chi ami. Marco, per me è la cosa più bella del mondo. Oggi va tanto di moda il viaggio in solitaria, ma secondo me va di moda perché non
è difficile trovare una persona che ti accompagna in un viaggio del genere. Quindi la moda è un po' forzata, perché tu puoi essere, che ne so, la persona più solitaria del mondo, ma arrivare in un posto, che ne so, condividere qualsiasi cosa è la vita che scorre. Poterla condividere con la persona che hai scelto significa farla scorrere in un altro posto del mondo, ma scorrere nella stessa maniera. È la cosa più bella del mondo. Diciamo che l'essere umano è anche fatto per condividere naturalmente, però è anche vero che in alcune fasi della vita non si può fare altrimenti. Cioè si deve partire da soli, ecco, perché si ha voglia di farlo da soli ed è giusto farlo. Faber Morse dice: in ogni caso il viaggio, l'avventura è come la vita. Qualcuno disse: la vita è come una scatola di cioccolatini, non sa mai quello che può capitare. Esattamente. Questa cosa penso che sia la legge Beppe. Io continuamente mi ha ripetuto, mi ha detto tante volte Beppe, in quei 1536 chilometri ho pensato tanto, 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 perché magari perché ho fatto quella strada là. Poi noi stavamo montando, vi dico questa cosa, noi stavamo su un posto prima di partire, il giorno prima stavamo montando un video, abbiamo lavorato tutto il giorno, Beppe stava di fianco a me con il suo portatile, studiava il percorso. Che dici se passiamo di qua perché la satellite sembra bella? Io dicevo sempre, ben venga, perché considerate ragazzi che superare la Pampa da Montevideo significa fare 1500 km di strada, praticamente sempre dritte e sempre in pianura. Questa per noi è la terza volta che la attraversiamo, perché prima andata, poi ritorno, ora di nuovo andata, significa che ogni volta devi impiegare quei 2-3 giorni di una rottura di scatole pazzesca. Rottura quindi di scatole come quella che siamo arrivati ad essere, 1 ora e 5 minuti. Esatto, ragazzi, diteci chiudiamo, qualcosa. Ecco. Allora, chi dice, caro Francesco, con un uomo ancora più specialista, come pensi sia comportamento al primo caso surfato? Alessio, ti risponderò sì, a breve. Devi perché leggere con calma, perché scusa, poi Alessio, non capiscono. Alessio mi chiede, con un uomo ancora più specialista, come pensi sia comportamento al primo carico sull'asfalto? Non lo so, Alessio, lo devo provare, però gli ho detto che trovare le gomme qua in Sud America è una chimera, soprattutto Argentina, Uruguay, Bolivia, Perù, è veramente complicato. Se le trovi nelle capitali, le misure per le nostre moto, e quello che trovi ti devi prendere. Però, con questo lavoro che facciamo, vi anticipo una cosa, e grazie a delle conoscenze, forse, perché faccio sempre tutti scongiuri, forse proprio qua in Cile riuscirò a mettere delle gomme. Poi farò un video pippone dettagliato, perché è una mia scelta, l'ho richiesto alla Continental, un tecnico mi ha risposto sì, si può fare, voglio mettere una gomma specialistica al 100% all'anteriore dove c'ho poco peso, però, e quindi il consumo è ridotto, però mi serve per guidare la moto, al posteriore mettere una gomma a metà, 50-50, che mi dia un po' più di durata, perché le gomme che sto utilizzando ora sono delle gomme utilizzate da tutti i motoviaggiatori da sempre, perché hanno una enorme durata e hanno un buon tassello. Però il compromesso non esiste, il compromesso migliore. Nel senso, questo è un compromesso migliore per avere un po' di tutto e una enorme durata. Però mi sono reso conto di una cosa, che queste gomme sono tanto rigide, sia come carcassa che come proprio mescola. Vorrei provare a mettere qualcosa di più morbido. Se riesco, ragazzi, ci farò un video pippone dettagliato. Fabio Moto Travel specifica: viaggiare in solitaria secondo me non è una moda ma una scelta. Se non hai la compagnia giusta, meglio soli. Siamo d'accordissimo con te, come sto chi facendo è che l'ha io. Fabio Moto Travel numero uno. E condivido ogni singola parola quello che hai detto. E se non trovi la compagnia giusta, noi abbiamo sempre sempre viaggiato soli, perché soprattutto quando facevamo quei viaggi classici 2-3 settimane, che tutti i giorni sei sopra la moto, fai 10.000 chilometri, la stanchezza è tanta. Quando arrivi su un posto che magari, spesso e volentieri tra le donne, c'è sempre qualcosa, un po' di un attrito, perché tra maschi non succede quasi mai. No, però non è sverdata. Però questa cosa, se non trovi la persona giusta, io viaggerei solo. Questo sono il primo a dirtelo. Però volevo anche leggere. Allora, Fabio Moto Travel, ti facciamo un in bocca al lupo e buon viaggio intanto. Pietro Giumanini dice: a me manca molto mia moglie, organizzava lunghi viaggi perché ero all'estero, una volta arrivati a destinazione diceva ma bisogna tornare indietro, 4.000 chilometri. Pietro, ti mandiamo un grande abbraccio. Sì. Francesco, che voleva andare in Giappone, specifica, no, forse non è che ti sei spiegato male, probabilmente ho letto male io, sarò 10 giorni in Giappone, conviene noleggiare o spedire la mia moto? No, per 10 giorni assolutamente noleggiare, la spedizione ti costerebbe andata e ritorno minimo 3.000 euro. 10 giorni non vale la pena, per me, perlomeno per me parlo. Fra gomme tassellate, dice Luca Lucicero, da enduro, durano meno ma hai tanta sicurezza in più. Allora, Luca Lucicero, ti dico subito, se riesco metterò davanti
all'anteriore le TKC80, che sono super specialistiche, cioè super no, sono comunque una gomma da enduro. Dietro monterò le TKC70 ROX, perché le 80 mi durerebbero troppo poco qua. Allora, Franco Gusto dice, va bene cambiare le gomme, ma anche qualche itinerario sarebbe prudente. Allora, sì, Franco, voglio dirti una cosa dal mio punto di vista. Da europea, se non avessi fatto l'esperienza dell'anno scorso qui in Sud America e non l'avessi reiniziata a rivivere quest'anno, non mi sarei neanche immaginata che in realtà il Sud America in generale avesse così tante poche vie di comunicazione. Quindi, al di là di questo frangente che stiamo raccontando e di questa strada che abbiamo intrapreso, non probabilmente lo sai meglio di me e sei un viaggiatore che conosce benissimo anche il Sud America, però tante volte non si immagina quanti pochi itinerari ci siano come alternative. Poi c'è anche un'altra cosa, che spesso e volentieri i posti più belli sono... È un po' come nella vita, più è complicata la cosa che fai e più ti restituisce un'emozione, più ti restituisce qualcosa di grande. Come dicono i più grandi psicologi, le cose facili non portano a nulla. E anche qua, il passo che abbiamo fatto ieri è uno dei passi più belli al mondo. È qualcosa in Europa non esiste una cosa del genere. Cioè, leggere sul navigatore 4.820 metri e tu sei partito da 1000 metri di quota, ragazzi, è una cosa che tu ti trovi con la tua moto al Monte Bianco sulla cima, è una cosa anche il paesaggio è uno tra i più belli che abbiamo mai visto, è qualcosa veramente ti fa scendere la lacrima, solo che devi fare per andare là 120 km di ripio, e ti ripeto, ho fatto pure 4 guadi. Il problema è che i posti belli sono complicati da raggiungere. Francesco Pierfelice, ti faccio una spiegazione, Eva ti ha scritto sotto, è una mia amica, dice di non andare in Giappone perché sono appena tornata. Tutto quello che scriveva. Meglio il cibo sudamericano. Tutto quello che scriveva non l'ha ascoltata, ragazzi. È appena tornata e non ha apprezzato il cibo giapponese. Solo per questo. Eva è il nostro manager, quindi... Allora, poi Dani, buona serata a te per i prossimi chilometri. Dani, un bacione, un abbraccio a te. Sì. E poi... è partito un allarme di un'auto, va bene? Sì, vabbè. Ciao ragazzi, quanto vorrei che mia moglie venisse con me in moto per condividere con lei i miei viaggi, ma purtroppo lei ha paura. È bello poterli vivere insieme, avanti. Edgar, è vero, però è anche però vero capisco che... Capisco anche la paura di tua moglie. Sì, è condivisibilissima e niente da dire, le mando un abbraccio perché capisco. Cioè, io tante volte però capiamo anche te. Penso a quello che abbiamo passato 3 giorni fa, perché erano 3 giorni fa con Beppe. Era il 23, me lo ricordo benissimo. Allora, oggi, di più, 5 oggi giorni fa. 29, 6 giorni, sei fa. Giorni il fa. Tempo è passato talmente in fretta perché non ci abbiamo capito veramente nulla. Broken Breaks ci saluta, ci aveva scritto sopra, se non sbaglio, era lui, non mi salutate perché mi chiamo Broken Breaks, no, perché forse alludeva a qualcosa, no, ti salutiamo, un abbraccio. Allora, Alessandro mi dice, no, le ROX no, Francesco, allora mi devi scrivere il motivo perché no. Alessandro, ci ho fatto 2800 km, ecco, il motivo l'ha scritto sotto. Allora, questa è la mia paura, però devo avere qualcosa di morbido, però tu 2800 km secondo me hai il polso che ti ruota abbastanza e il tuo BMW ha molta più coppia del mio. Considera che noi viaggiamo veramente tranquilli e che con le TKC70 ci ho fatto anche 15.000 km e ho amici che ce ne fanno 7.000, quindi penso di farcene almeno 5 o 6.000. Il discorso è quello. La pubblicità sulla live non le scegliamo noi. Ma perché c'è la pubblicità sulla live? Non lo sappiamo neanche noi, ci dispiace, non lo sappiamo. Ah, Beppe, ha confermato, era il 23 gennaio. Sono passati già 5 giorni e mezzo. Le date non le dimentico. No, perché proprio sono stati giorni velocissimi. I video Pippa di Francesco dove ci spiega i lavori fatti sulla moto, viva i video Pippa, grazie, mi impegno tanto a farli, si potrebbero fare meglio, però il problema è che vi dico sempre capite il contesto. Ecco, Alessandro dice delle Continental Rocks, forse dove l'avevi detto prima, eccolo. Sono molto morbide, pochissimo dormire. Alessandro, questa è la paura di scegliere delle gomme tassellate. Se metto addirittura le TKC80 dietro, non so quanti ne faccio di chilometri,
Però è una prova che voglio provare, una prova che voglio provare a fare, perché quelle che ho sotto, le Adenau, ce ne farò anche 20.000 forse. Però voglio provare a cambiarle e vedremo cosa succede. Voi Devo intanto, fare le mie prove, devo non so fare. se ci si stanno seguendo, Poi ho letto però. sopra qualcuno delle Karoo che sono ottime gomme anche quelle, quindi vediamo. Io perché mi trovo bene con le TKC70 e quindi voglio rimanere su quelle là. Ragazzi, non so se ci sta seguendo, però voglio salutare Giusy e suo figlio Gabri. Gabri ci ha fatto una domanda sui social, se non sbaglio su Facebook, e diceva riguardo ai grandi paesaggi molto differenti dall'Europa. Se ci state seguendo, rifatemi la domanda, me la andrò a leggere nel prossimo video, cercherò di rispondere. Però mi sono ricordata, volevo solo evidenziare questo. Un abbraccio a Giusy e a suo figlio Gabri, che insomma, è un ragazzino, ci Simona dice: tenevo. mi spiace per la brutta disavventura, spero che lo spavento non vi condizioni e che riusciate a proseguire il vostro percorso senza paura e con serenità. Noi vi seguiamo sempre. Allora, Grazie Simona, in primis, grazie di cuore. grazie. Questa cosa tu considera, Simona, ti ho il tu, ovviamente, pensa alla nostra caduta fatta in quella strada là. Per assurdo, quella che è successo, purtroppo, non doveva succedere, però è un'esperienza indiretta per noi. E quella diretta è stata la nostra caduta, che è stata veramente, non è paragonabile a quella fatta da Peppe Vania. Quindi quella ci ha un po' formato e mi ha in qualche maniera anche un po' fatto volare più basso. E dico sempre, meglio prenderle le paure senza avere grandi conseguenze. Guardate quella cosa, noi siamo usciti con un ematoma, io avrò avuto una costola crinata, ma la caduta è stata molto più brutta la nostra. Nel caso di Beppe e Vania stavano quasi fermi, Però i guardate quello danni che sono stati maggiori. di molto maggiori. Quello invece è questa esperienza un po' indirettamente ti fortifica, perché la voglia di andare avanti c'è, la paura per fortuna ancora sarà un po' l'incoscienza, mettetela un po' come volete, è più forte la voglia di prendersi tutto da questa vita. Prendetemi per egoista, però io ho avuto delle brutte esperienze nella mia vita, in famiglia, e questa cosa un po' mi ha condizionato, questa cosa mi ha condizionato, che delle persone care che hanno vissuto poco, quindi questa cosa mi ha condizionato veramente, e quindi voglio continuare. Per quanto mi riguarda, così sdrammatizziamo un attimo, quello che voglio dire è, per quanto mi riguarda, io non sono così come Francesco, istintiva, sono un po' molto meno coraggiosa e meno guerriera di Vania. Però quello che mi fa andare avanti è anche il fatto che la forza della sopravvivenza a un certo punto sopraggiunge, tu sei in mezzo al nulla, sei solo o con qualche persona vicino e devi farti forza perché ne devi venire fuori per te stesso e per la persona che hai Allora, vicino o per le persone che hai vicino. Quindi vi subentra qualcosa che subentra in tutte le condizioni brutte della vita, no? Quando adesso non voglio entrare dico nei. una cosa di Sara, che tante volte la ucciderei in senso metaforico, che tante volte è una rottura veramente di scatole, quando magari io dico, guarda, si potrebbe fare quella cosa là, lei ogni volta è come se ti mette il freno, cioè tira il freno a mano. Sì, Poi, tanto. quando si trova in determinati contesti che l'unica cosa che puoi fare è stringere i denti e andare avanti, ragazzi, in quel caso sembra non più la stessa persona. E poi magari, dopo che magari la situazione si è risolta, è lei che ne parla in primis. Io gli dico, ma porca di quella paletta, perché allora prima di affrontare una cosa non c'hai la stessa verve di farlo? Bene, basta parlare di me. Alex dice, una domanda per Francesco. Sì, con le pastiglie dei Eva dice freni. una cosa, Francesco e Sara, ma tutti questi hanno comprato il libro? L'avete comprato il libro voi, ragazzi? Vai. Eva è la manager, Eva, la manager, ormai ha dichiarato. messo anche il faccino per dire, cioè, ok, te l'hanno comprato il libro, che facciamo qua? con le pastiglie dei freni, come ti stai Ecco, no, regolando? aspetta, Daniele, Davide dice. una cosa, questo è interessante. Ciao Francesco, come si è sentita Sara da sola mentre ti aspettava? Guarda, nel video, sarà un video complicatissimo da montare, perché non so se avete capito, o sto utilizzando sei camere contemporaneamente, però avevo lasciato anche la camera a Sara. Io dico sempre, condividi tutto quello che riesci, anche i tuoi stati d'animo, perché lei è stata 2 ore da sola in moto, ferma di fianco a una rotonda dove non passa. Quante macchine sono passate? Tre macchine, cinque?
Sì. Cioè, in un posto sperduto, e si era fatto anche dalle 7 di sera alle 9 e si è ripresa anche, quindi poi vedremo nel video quello che come si sentiva. Intanto vi dico due parole, non voglio tediarvi, non voglio essere noiosa. In quel frangente avevo un po' la preoccupazione che Francesco ci fossimo divisi, e avevo la preoccupazione per Beppe e Vania, è ovvio. Quello che ho riscoperto è che rispetto all'anno scorso, anche se era una strada che non avevamo compiuto, il Sud America sembra un po' più familiare, e quindi questa cosa nella mia mente, anche se è sempre lenta a sopraggiungere, cioè ad abituarmi alle cose, non dico che sembra casa, però è una parte del mondo che mi è un po' più familiare, quindi riesco a viverla in maniera più rilassata. Flavio dice, è la prima cosa trovare la compagnia giusta, se no è un incubo andare avanti. Flavio, sono d'accordo al 100%, meglio soli che mai accompagnati. Aspetta, qui ho letto una domanda, dice, a Franci, per la sabbia devi chiamare Marretta. Io a Marretta lo aspetto qua, però con la compagna e i bagagli e tutto a seguito, no, con il KTM 890. Comunque lo salutiamo perché Caser se ne va. L'italiano, la Frances, la Black, sono fortunato di avere una grande moglie e compagna di viaggio, non potrei viaggiare senza di lei. Vi salutiamo da Bordeaux. Ciao. Roberto e Carol, un grande bacio e un grande abbraccio. Luca Giovanni dice, montate Rocks GS nel viaggio in 2 km, 3500 km di autonomia. Grazie Luca per la condivisione. Spero di farne almeno 5000. Spero di farne. Allora, c'era anche un messaggio di chi ti diceva che aveva le... Le caro, dai, ok. Sì, perché diceva delle gomme, 13.000-14.000 km, ah, eccolo, che ci ha fatto. Ciao, io monto le Rocks sulla mia GS identica alla tua e sono ottime, faccio sempre... Allora, vedete ragazzi, le gomme sono un po' come le scarpe, la stessa cosa per le DKC70, io conosco persone che ne fanno 6.000, conosco persone che hanno fatte 20.000. Nel caso nostro il problema è che viaggiamo molto carichi, però andiamo tranquilli perché le strade qua sono quelle che sono, quindi da vedere, poi io condivido tutto, vediamo come vanno. Marco, dice, come le Mitas E07, sì, anche queste ho fatto, vedi, queste sono altre gomme, le E07, per fare tanta strada, però io voglio una gomma più morbida, perché con le Adenau sento che un po' la moto mi galleggia sul ripio, devo provare, magari sbaglio tutto, ma devo provare. Anche Davide Duca ci dice che c'è la pubblicità nelle live, ma non le gestiamo noi ragazzi, non possiamo gestirle. No, nulla. Quindi non... Allora, Malatenerona, Giuseppe mi dice, Malatenerona, qualche setup da off-road, come ad esempio nelle BMW Enduro Pro, in varie occasioni di fango e sabbia con la mia GS Adventure, sono riuscito a spuntarla. No Giuseppe, la Tenerona ha solo due controlli di trazione, 3, 0, 1 e 2, per il resto non ha nessun tipo di setta, cioè, aspetta, ha anche la centralina tra sport e touring, ma non c'entra nulla con tutti i settaggi che ha il GS sulle sospensioni, non ha praticamente nulla di tutto ciò la Tenerona. E poi la vostra caduta di adesso. Sì, Pietro, sì. Alessandro dice, sono tutte così, ma tanto di cappello a Sara, vedo, ti fa Alessandro, ciao Alessandro. Quando ho visto la vostra caduta, Francesco ti ha detto, scusa amore, grazie Pietro. Eva segna intanto che Pietro Giomanini dice, li ho tutti e tre i libri di Sara, segna Pietro, grazie. Grazie. Morris, Frati, sei sposato una donna. Sono tutte così, dice, no? Che sia una bella lezione di maturità. Ragazzi, diteci se vi stiamo probabilmente un po' annoiando, solo che facciamo fatica a leggervi tutti e vorremmo farlo. Ciao, ho già provato le Michelin 3 grande durata, anche sui 20.000. Anarchy 3. Sì, so che anche quella è una grande gomma, però voglio qualcosa di più specialistico, per qualcosa di più tassellato voglio. Anna Maria Pieragostini, ti mandiamo un abbraccio che stai andando a dormire. Ugo dice, veramente tardi. Io non vedo alcuna pubblicità, ok. Anche io non vedo pubblicità. Non sappiamo da cosa dipende. Non lo sappiamo. Ciao ragazzi, vi stiamo seguendo con molto interesse. Ci spiace, ma andiamo a dormire. Buonanotte Anna Maria. Eva fa i complimenti a Pietro che ha comprato. Anche io non vedo pubblicità. Bello seguire voi, le vostre emozioni, i vostri occhi lucidi, nei momenti belli anche difficili. Sono queste le esperienze che rimangono nel cuore, è verissimo. A proposito di video, ok. Comunque ragazzi, è un'ora
23, io dico di chiudere la live qua, perché poi non voglio fare qualcosa che per chi la deve rivedere. Esatto. Se a voi piace queste cose, le facciamo più spesso. Magari fateci sapere se vi piace. Scrivetelo qua, se vi piace queste live, le facciamo più spesso. Anche con una live H24. No, ecco, ci stanno salutando. Sì, ragazzi, magari li facciamo più spesso, se vi piace diteceli, fatecelo sapere. Allora le facciamo più spesso, magari anche perché se noi facciamo le premiere non è la stessa cosa della live. Se avete delle domande, delle curiosità, oppure come in questo caso noi questa live l'ho voluta fare io per preparare un po' il prossimo video, considerate che mio padre sta a casa e non sa praticamente nulla, quindi quando vede queste cose poi magari si preoccupa. Allora già avrà visto la live, ci vede che stiamo bene, gli diciamo, deve un attimo metabolizzare quello che vedrà. Luca perché... Corsetti ci chiede, per Sara non si può valutare la BMC appesa in garage con la doppia all'anteriore, può salire tranquillamente fino a 4800 metri di altitudine. Grande Luca! Luca, inizio a pensarci! Cioè Luca ha già letto BMC, dove la porta questa? BMC, dove BMC, la... vabbè ragazzi, l'ho detto all'italiano, sono un ignorante. Quando uscirà più del racconto, Joker lo sto montando, sarà complicato, spero di riuscire per fine settimana. Sì, cerchiamo di essere Sto lavorando al 100% delle forze, ragazzi. Ragazzi, intanto vi chiediamo, quando potete iscrivetevi, commentate, mettete il mi piace, perché noi non lo chiediamo mai, però... Quindi cioè, potete fare la live ai fini del video, e tante volte ci troviamo in dei posti che facciamo fatica, perché ci è capitato di fare la live, qua la facciamo alle 5 di pomeriggio per noi, qua sono ora le 6:30, per voi sono le 10:30 ora. Voi... Ci troviamo in posti dove facciamo fatica, no, sono le 6 e sono 20, le 6 da voi 4 ore di noi, differenza. Sì. E tante volte facciamo fatica a trovare dei posti che, tipo nell'ultimo tratto di strada, gli ultimi 1000 chilometri, non c'era quasi mai la connessione. Non è facile questo. Abbiamo fatto la live proprio perché siamo arrivati in questo posto che hanno una buona connessione, quindi abbiamo fatto la live. Vi chiediamo scusa se in quella premiere siamo mancati, il motivo della nostra mancanza era la caduta. Quando era voi, l'ultimo video che avete visto, noi abbiamo fatto la premiere, non c'eravamo perché stavamo in quel contesto un po' particolare. Vi chiediamo scusa, però c'era qualcosa di molto più importante in quel momento da risolvere. In moto con Gare quindi è Barbara che scrive: Sara, Vania, tenete duro, non importa come ci chiamano, passeggere, zavorre, copilote, sempre avanti. Bravo, sicuramente ha scritto Barbara, ha scritto quel brutto ceffo di Gare, non l'ha scritto. Comunque, adelante. Comunque Barbara, Vania è stata veramente... Il contesto era complicato, tanto complicato. Poi con tibia e penne rotte. Grazie Sandro Pavia, tutti e tre i libri. Grazie. Infinitamente Eva Segna. Eva Segna, Siete riusciti ad autosostenervi. Alessandro mi dice, da fuori statista le ho provate tutte le gomme. E allora Alessandro era... Dici un... era lo stesso. Anche le Anlass Capra. Quanto durano le Anlass Capra? Però sono dure, penso. Voglio qualcosa di morbido. Mauro Grassetti dice: siete unici e se siete insieme, altrimenti non sarebbe la stessa cosa per nessuno dei due. Fortissimi, vai zi. Numero uno, Mauro. Mauro è il mio grande amico di come Luca di Scorribande in bici, ragazzi. Però questa domanda era: durante l'ultimo anno siete riusciti ad autosostenervi? Qual è il bilancio da quando avete lasciato il vostro lavoro? Allora, abbiamo già provato a rispondere diverse volte. Allora, questo è complicata la risposta, perché qua in Sud America io cerco sempre di condividere tutto quello che spendiamo, sia per gli alloggi che per il cibo o quant'altro. Qua ci si riesce con quello che facciamo, con i libri, con i video, con tante donazioni da parte vostra. Colgo l'occasione per ringraziarvi, perché non posso rispondervi ai commenti su PayPal. Non mi dà la possibilità quando ho fatto PayPal Premium, quindi vi ringrazio direttamente. E stiamo andando avanti, però con una sola partita IVA a mio nome. Quindi l'idea di avere qualche collaborazione, la speranza di cercare di fare sempre meglio per avere qualche collaborazione, perché vivere di YouTube, ragazzi, è complicatissimo. Per quanto noi non facciamo tantissime visualizzazioni, ma le entrate, io mi sono confrontato con qualche YouTuber, vengono visti all'inizio e alla fine, le entrate sono maggiori, ma pensate alle tasse, pensate ai contributi, quant'altro. L'unica maniera è quella di riuscire a fare qualche collaborazione. In Italia o in Europa questa vita devi avere dei numeri importanti, però ad ora, da novembre scorso,
Adesso sono andato... Da novembre, aspetta, 2022, il primo anno... 2022. Il problema, da quando siamo partiti. Sì, sono andato, tranquillamente lo dico, un po' sotto rispetto a rimanere in pari, perché ho investito tanto su quello che vedete voi, cambiando il computer, cambiando le macchine, ho preso un drone nuovo e sono partite quelle 4-5 mila euro per poter fare dei contenuti migliori, perché queste cose qua, ragazzi, non ho collaborazioni di nessun tipo, dovrei fare dei video tecnici. Si potrebbe, allora, su questo lavoro si potrebbero fare tantissime cose, tantissime, però da fuori sembra facile. Io dico sempre a tutti, provateci, perché non costa nulla provarci, nel senso che aprire un canale non costa nulla. Il problema è che quando poi ci provi, ci provi a vivere di ciò, ti rendi conto che è tanto più complicato di un lavoro classico, normale, dove hai il tuo stipendio da dipendente. Però se le cose vanno bene, ci si impegna tanto, io penso che si potrebbe non solo vivere, ma anche mettere da parte qualcosina, perché devo pensare anche a mettere da parte qualcosina, perché la moto la sto distruggendo, quindi devo... Non siamo dei tipi proprio sprovveduti, nel senso che quello che stiamo facendo per noi non è stata una spesa enorme partire. Io volevo partire con un mezzo quattro ruote, l'ho detto tante volte, però partire con un mezzo quattro ruote autocostruito da Bavaria, su YouTube ce ne sono tanti che lo fanno, perché hanno una spesa minore giornaliera, nel senso non devono pagare vitto, non devono pagare alloggio per dormire, però è anche vero che per quei mezzi servono tanti soldi. Chi vi dice il contrario non ci credete, perché poi sui video, su YouTube si trova di tutto, chi dice il contrario di tutto. Io vi dico che servono tanti soldi, ma anche mantenere quei mezzi servono tanti soldi. Non pagherai a dormire, mi sta bene. Però comunque è un mezzo, è uno stile di vita che ha un costo. Quello che ho in testa, ragazzi, ve lo dico tranquillamente, non so quando riusciremo ad andare avanti, perché è dura la vita che stiamo facendo, soprattutto in moto. Pensate un attimo voi, immergetevi nella nostra vita, stare 8 mesi, anche restando in Italia. Voi dovete partire con la vostra moto, noi l'ultimo viaggio abbiamo fatto 8 mesi qua. Pensate che avete la vostra vita nella vostra moto, per due persone, con un abbigliamento che va dal freddo al caldo, più dovete portare dietro drone, macchina fotografica, due computer, abbiamo action cam, tanta roba. Provate a pensare a fare una vita in questo modo e andare a vivere in posti dove dovete stare attenti, anche senza prendere il 5 stelle lusso, oppure anche andando sempre in hotel. Che succede? Che devi mangiare come nei ristoranti, tante volte noi qua in Sud America soprattutto, ora siamo su un appartamentino, non vediamo l'ora di fermarci qualche giorno sull'appartamentino, perché la cuciniera cucina, e mangiamo qualcosa di più salutare, altrimenti la vita stessa diventa complicata anche sotto il punto di vista del cibo, perché quando sei a casa, che tu per un male, quando quel giorno non hai voglia di mangiare quello, oppure non ti senti un granché, quando vai a mangiare qua nei ristoranti, le cose da mangiare sono quattro, soprattutto qua in Sud America: patate, carne di verdura, pomodori, ma non c'è la pasta, per esempio. Sì, la puoi trovare un tipo, sì, non sempre. Beppe la andava cercando quella sera e non c'era. Però Beppe e Vania, che loro lo sanno benissimo, non è paragonabile la comida che abbiamo in Italia rispetto a quella. Però, e nella lunga distanza è complicata questa, sì, cosa. Sì, è complicata. Però per rispondere al fatto, quello economico, farò un aggiornamento più dettagliato per farvi capire dove mi sto segnando qua in Sud America, quando spendiamo per gli alloggi, per la benzina, per il cibo. Ve lo faremo più dettagliatamente, perché in Argentina, ad esempio, sia per i curiosi che per chi volesse magari un giorno intraprendere questa strada. Perché in Argentina, ad esempio, Beppe e Vania lo sanno bene, non costa praticamente nulla vivere. Si mangia la bistecca 5 euro, vai a dormire con 20 euro. Cioè, quello che spendi qua in Sud America è un Sud America, parliamo bene, in Argentina, perché Cile e Uruguay è già diverso, però Bolivia già è un po' simile all'Argentina, il Brasile in certi posti è abbastanza economico, dipende quindi dagli stati, però non è paragonabile a quello che si potrebbe fare in Europa. E il discorso del mezzo a quattro ruote, allora sarebbe più indicato averlo per girare l'Europa, esatto. Perché faccio un esempio: vuoi andare in Norvegia 3 mesi, vivere in Norvegia 3 mesi pagando anche una itte, la più economica che trovi, è comunque un costo importante. Stessa cosa, spedire un mezzo quattro ruote oltre oceano ha un costo molto più importante della moto. Quello che stiamo facendo noi, io dico sempre, è una cosa che, se hai la passione, hai la voglia,
è alla portata di tantissimi, perché noi siamo partiti con una moto che avevamo, un abbigliamento che avevamo, abbiamo spedito la moto con 1.500 euro, abbiamo preso il biglietto aereo. Per il resto, ragazzi, nada de nada. Poi qualcuno di voi ci dice, ma buttata sta Tenerona, ma ragazzi, però la Tenerona, ragazzi, non è una moto, non è una moto perfetta. Ci siamo impegnati. Però quello che sta resistendo questa moto, porca miseria, poi lo vedrete anche nei prossimi video, ragazzi, è una cosa pazzesca. Allora, però Diego dice, sì, le live sono fantastiche, sono un pochino più corte, quindi stringiamo, stringiamo. E volevo solo leggere. Aspetta, allora, Pietro diceva, hai investito tanto, le tue moto vengono da Cape Car. In realtà, Pietro, il nostro investimento era più sulle cose tecnologiche. Sì, su quello ci... Allora Mark mi dice, mi chiedo come ancora non vi hanno contattato la televisione. Ah, Mark, comunque ci sono tante aziende che mi contattano anche sotto questo punto di vista. Dovremmo spiegarci bene. Io sono un po' particolare, nel senso che di venditori di pentole ce ne sono tanti. Ora non voglio fare saccente, io voglio prendere quello che per me è il massimo. Se mi contatto un'azienda che io non condivido perché il prodotto non mi piace, non la prendo in considerazione. Quindi anche se qualche azienda mi sta guardando, mi può contattare, però sono io a decidere quello che preferisco. Noi la pensiamo così. Cioè, perlomeno ho fatto questa scelta per essere il più libero possibile. Però parliamo piano perché Vania è in ospedale e ci dice buonanotte a tutti, ma ora qui in ospedale fra poco mi spengono la luce. Ti diamo un bacione, vi voglio bene, ci dice. Vania. Anche noi. Aspetta, ciao, aspetta, ciao, il video, vai, aspetta il video, Vania. Lavoreremo, stiamo lavorando. Buonanotte, Eva. Buonanotte, Eva. Ah, allora, no, buonanotte, Eva. Vania. Che... Sì, voi Zavorini siete la forza di noi motociclisti. Grazie, Giuseppe. Notte. Dai, salutiamo tutti e andiamo. Sì, milanese e hamburghese, Beppe. Ecco, dice. Beppe che sa benissimo. È stato queste le cose che puoi trovare. Milanese, hamburghese, qualche volta sorrentinos, però Beppe non li trovava, che sarebbero praticamente i ravioli. Per fare un buon lavoro devi continuare a spendere per investire a differenza della massa, non puoi fare quello che fanno tutti, altrimenti sei sommerso dal mercato comune, per voi è un lavoro. Morris, sono d'accordo al 100%. Verissimo. Ho letto qualcuno del drone che ho preso, ragazzi, io ne ho due di droni, c'avevo anche il mini DJI 3 Pro, che è uscito il 4 ora, ma un'altra cosa che magari tanti non sanno, l'ho ripreso solo per un semplice motivo, il DJI mini non vola sopra i 4.000 metri. Esatto, ho dovuto prendere l'Air 3, quello nuovo, perché vola a 6.000 metri. Per farvi capire, ho speso 1.500 euro per fare una cavolo di ripresa sui passi andini. Però bisogna farlo. Valeriano, ciao, dillo che stavi qua. Ci aveva salutato. Okay. Un saluto anche a Marcella. Ciao a tutti, ragazzi. Dai, notte. Aspetta. Pietro. Sprint, super idea, vengo in viaggio con voi, io e la mia moto. V85, va benissimo. Zona Conero, andiamo a Magnà Porto Novo, molto volentieri Alessandro D'Ancona, molto volentieri. Ragazzi, un'ora e 36, chiudiamo la live qua e le facciamo più spesso. Dopo ci offendono e ci insultano. Scusate se non abbiamo risposto a tutti, ma comunque... Non mi avete salutato, Rosy, sì, no, ti salutiamo, niente più like, scusaci. Ciao Rosy. Ciao Rosy. Come niente più like, Rosy, vediamo là, No. Gugiama, ciao Gugiama, che come da sempre. Ciao Giorgio Filippo. Alessandro Glaciale, abbiamo conosciuto. Ciao, tanti, iniziamo a conoscerli. Walter Brevi. Ciao Walter. Saluta. Cerchiamo di nominarvi. Daniele tutti. Guardiani, Beppe, Alessandro. Ciao Beppe. Beppe, ciao. Numero uno. Rosella, Eva, ci comprate i libri. La manager. Bello vedervi. Lo so, Guido Maria, ti salutiamo perché poi ci insultano che le facciamo troppo lunghe, che non si possono guardare, non vi siete regolati. Marco fa la domanda, hai bisogno di permessi particolari per far volare il drone da quelle parti? Bella domanda, Marco, mi sto informando. Qua, in teoria, quello che sto rispettando è la classica normativa ESA, non volare sopra alle case, non volare a vista, si fa per dire che non si vola mai a vista, però non supero l'altitudine di 120 metri, cerco di rispettare un po' le cose e faccio volare il drone solo dove non c'è nessuno. Ragazzi, Mauro, Walter, Mark, Ettore, Pierangelo, ragazzi, ne siete tanti e veramente non vi offendete, cerchiamo ciao, di leggervi tutti. Notte, ragazzi, notte. Dopo ci dicono che non ci guardate più. E parte, sì, parli sempre. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio e guardate il video, cercherò di fare il mio meglio, perché cerchiamo di condividere tutto quello che è successo, è stata un'esperienza che penso Beppe e Vania
ricorderanno per tutta la vita, ma fidatevi, ce la ricorderemo anche noi. Ragazzi, solo una cosa, ciao mami, va bene ragazzi, solo una cosa, non ci abbandonate, perché qualche volta noi non abbiamo idea di chi ci sia dall'altra magari parte. Mettete un mi piace se potete, lasciate un commento, non costa nulla per voi. E quando voi vi vediamo così tanti, ci date una carica che non ve ne fate un'idea. E grazie anche per il supporto PayPal, un caffè per noi è tantissimo, quindi ciao a tutti ragazzi. Bene. Noi faremo sempre il nostro meglio. Ciao, termina ragazzi. Streaming. Ciao.